Di che collezione si tratta? È una collezione di motori, locomobili usati in agricoltura prima dell'avvento dei trattori. Le locomobili è costituita da un telaio e da un motore stazionario e portata sul posto di lavoro dagli animali che c'erano in azienda, i muli, i cavalli, i buoi, di cui l'azienda disponeva. Quanti pezzi ha al momento? In totale tra motori stazionari e locomobili siamo su un centinaio di pezzi, una parte restaurati e una parte ancora da restaurare. Spero che il Signore mi lasci un po' di tempo per finirli. La passione da dove è nata? La passione dalle fotografie che i genitori, i zii mi hanno lasciato, vedo che è cominciata abbastanza presto, insomma, ho una foto con mia sorella degli anni, penso, io sono del 1949, quindi ho avuto 3-4 anni, che stavo già aggiustando un'automobilina a pedali, e quindi è venuto un po' di lì. Poi in azienda agricola i trattori, che fanno sempre un certo effetto sui bambini, penso che sia derivata da lì. Poi ho visto il papà, lo zio stesso, che sono stati sempre appassionati di macchine agricole, di trattori, quindi penso che sia poi nel DNA della famiglia. Ecco. L'obiettivo è creare una sorta di museo. L'obiettivo è quello di finire al meglio questo capannone e poter esporre le macchine che ho collezionato anche con sacrifici in questi anni, per poterle farle vedere agli amici, agli appassionati, a vari collezionisti, insomma, perché vedo quando vado all'estero, facciamo con amici diversi viaggi in Europa, in Germania, in Olanda, tutte le volte per fiere, ma tutte le volte ci fermiamo da un collezionista importante per vedere che cos'ha, come li ha sistemati, insomma. Loro all'estero tengono molto, ci sono diversi musei e hanno veramente una passione che riescono a tramandare molto di più di quanto non facciamo noi in Italia, insomma.